certe cose sono talmente veloci che non ti accorgi neppure di quale sia la strada che stai percorrendo. Senti solo il cuore battere fino a toccare la gola e tutti i muscoli del corpo che si contraggono e faticano perfino quando ci si ferma a prendere fiato. I tuoi polmoni si riempiono di aria, quell'aria che ha l'odore della scoperta, del nuovo, di vissuto. Una corsa può portare in qualsiasi posto, anche in luoghi sconosciuti. Una corsa ti può portare anche... Ecco l'inutilità dei tempi moderni. Passiamo più tempo ad allenare un dito e dello stesso allenamento a far morire le nostre sinapsi. Ma questa è l'era moderna, questa è emancipazione, questa è la tecnologia. Ma spesse volte la mente si ribella a quella stupida monotonia ed escogita piani che neppure noi, o meglio la nostra mente conscia, riesce a percepire. Si materializza nella nostra fantasia qualcosa che pian piano vorrebbe liberarci dalle catene della presunta libertà. Permetti di toccare il mio 6S? Ah, sì, che coincidenza! Io mi chiamo 7S. Folletto 7S, simpatico, no? E lui è un mio amico. Io mi chiamo Gatto Silvestro. Ma non eri una volpe? Sul cupino c'è scritto volpe. Sì, forse hai ragione. Interessante, ma cosa serve? Ma chi siete e da quale mondo venite? Dal tuo bosco, dalla tua mente e dalla tua noia. Bosco? Io non conosco nessun bosco e tu sei fuori di testa. La testa mi sembra in testa. Bene, cioè male. Se non conosci nessun bosco, vieni con me. Noi. Ti porterò... sì. Al Pozzo di Santa Sofia. Conosci il Pozzo di Santa Sofia? Lì tutti potevano dissetarsi. Venire con voi, Pozzo di Santa Sofia, non ci penso proprio. Sono a livello 3 da ieri. E ti faccio vedere anche la rosa di Santa Sofia. La leggenda racconta sia nata dalle lacrime della santa, patrona del tuo paese. Questo lo sai, vero? Mannaggia, non riesco a passare questo quadro. Ancora con questo modello trapassato? Guarda un po' qua. Wow, che figata, mi fai giocare? Sai dove potremmo andare? A cercare tesori nascosti nel bosco Camerine. Che pensi? Si racconta che i briganti che si rifugiarono nel bosco nascosero molti tesori che ancora oggi si cerca. Allora su, andiamo, pirata dei boschi. Tesori, credete ancora alle favole, uffa, andate via. Sempre dal copione risulta che dovremmo ancora credere alle favole, sai, giusto per alleggerire l'esistenza. Qui il tempo è poco. E la papera non galleggia. Ma andate via, stupidi personaggi! E quando neppure questo smuove la nostra mente, si passa ad un livello che nessuno vorrebbe mai giocarsi. La paura. Si sa, la paura muove gli argini di ogni sensata realtà e ci conduce all'inutilità delle nostre emozioni, delle nostre forze, facendoci tremare le carni e suggerendoci solo di saltare nel vuoto pur di sfuggire ad essa. Senti, lo sai che i serpenti come me possono uccidere con un solo morso? Cosa? Chi sei tu? Come? Non mi riconosci? Sono la tua più grande paura. Cosa vuoi da me? Chi? Hai fatto l'uovo? Voglio riportarti sul sentiero della tua vita. Visto che spensieratezza e furbizia non smuovono i tuoi sensi, passiamo al livello 3. La paura! Ma cosa vuol dire? C'è qualcuno che ha tanto da insegnarti. Vai! La realtà inizia a toccare le corde dell'anima. I passi incominciano a prendere la forma di un cammino, quello che ci porta realmente in qualche luogo. Uè, Giuseppe,
Sai di che pianta si tratta questa? Ma che ne posso sapere delle tue piante? No, questo lo dovresti sapere. Senti, ma non ti ricorda niente, nemmeno un profumo, niente? No. Sei sicuro? Senti, di un ramoscello. Pensaci. Ma chi ha già pensato? Giuseppe, guarda intorno, queste saranno le tue piante. I loro frutti, da vita a loro. Ah, sì, forse ho capito. È una pianta di melo. Una pianta di melo? Una pianta di melo? Questo è quello che ricordo di questa pianta. Tu che mi preparavi pane, olio e pomodoro. Questo è un ulivo e qui ce ne sono tantissimi. Bravo, mo già settamma Giuseppe. Bravo Giuseppe. Queste piante sono state il sostentamento di tante generazioni. Pensa che se tu a casa hai olio e patate sei ricco, ma se ti manca l'olio, ti manca il nutrimento della nostra terra. Non devi mai dimenticare le tue radici, come non dimenticare mai la tua terra. Tramite essa tu ti nutrirai e nutrirai i tuoi figli. Devi osservare e ascoltare i suoni della natura. Ad esempio, quando gli uccelli volano bassi, vuol dire che pioverà. Qualunque cosa farai, ricorda come nasce un seme e quello che diventerà. Così facendo, imparerai a vivere. Io sono il passato. Tu sei il futuro. Se riesci a guardare nei miei occhi e guardare nelle mie mani e riuscire a fare un passo indietro, potrai progredire in avanti, però sempre nel rispetto per la tua vita, per quello che fai e per tutto ciò che ti circonda. Tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so ti insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggi insieme a me, io ti guiderò.